ma iniziamo alla grandissima con un CT, anzi il CT della nazionale italiana femminile. So move with the time that you have, the world will keep spinning round. La mia sorpresa, ecco. Ta-da! Eccola qui! Serena Ortolani, ciao Serena, come stai? Ciao a tutti, sto benissimo. Ma iniziamo alla grandissima con un CT, anzi il CT della nazionale italiana femminile, Davide Mazzanti. Un'estate che non ti sareste mai aspettato. Nessuno si sarebbe aspettato di vivere il momento che stiamo vivendo adesso. Tu che sei il CT, Davide, il CT della nazionale femminile, che non giocherà alle Olimpiadi. Che sensazione provi a dover rimandare tutto di un anno? Ma diciamo che ero preparato, perché mi sembrava impossibile pensare di potermi giocare questa occasione quest'estate. Quindi quando è arrivata poi la notizia ufficiale, diciamo che ero molto preparato ed ero già pronto a posticipare questo appuntamento. E quindi ci siamo già messi al lavoro per preparare ancora meglio queste Olimpiadi. Abbiamo un anno in più e quindi cerchiamo di farlo fruttare. Però diciamo che non è una notizia che mi ha spiazzato. Avevo solo il timore che posticipassero solo di qualche mese le Olimpiadi, invece quando l'hanno spostato di un anno mi sono sentito più tranquillo nella programmazione di questa Olimpiade. Davide, curiosità, allora si giocherà dal 23 luglio all'8 di agosto all'Ariake Arena di Tokyo. Tu hai fatto il sopralluogo in Giappone, era già tutto pronto, perché loro sono avanti con la programmazione. Sì. Loro in questo sono veramente incredibili. Abbiamo fatto tantissime riunioni con loro, in cui ogni riunione dura un'ora, e soprattutto anche se finisci dopo 20 minuti di dirti quello che dovevi dire, comunque stai gli altri 40 minuti. Ti chiedono le stesse cose altre 30 volte? Sì, perché devono passare altri 40 minuti, perché c'è un'ora di meeting e un'ora di meeting è fatta. Però è tutto organizzato alla perfezione, è il villaggio olimpico penso più piccolo della storia, mi hanno detto, perché sono andati, diciamo, in alto più che in largo. E il villaggio olimpico è vicinissimo al palazzetto, e anche il nostro centro d'allenamento è abbastanza vicino e facile da raggiungere. Allora, io ho preparato, a casa mia io ho una biblioteca molto fornita di sport, e ho anche qualche oggetto, poi di memorabilia. Vi farò vedere tre palle, la prima è questa, ovviamente, che è la palla della palla. Ci sono un po' di firme perché non mi ricordo dove l'ho presa, ma è la palla del pallavolo femminile. E tu che sorpresa hai invece in casa? Ci devi far vedere non una palla, ma una giocatrice. La mia sorpresa, ecco. Ta-da! Eccola qui! Serena Ortolani, ciao Serena, come stai? Ciao a tutti, sto benissimo. Sto molto bene. Gli abbiamo anche occupato la camera dove è cresciuta, cioè questa qui è la camera dove è cresciuta l'Ortolani, non è mica una camera così. Guardate, no. siamo entrati in camera di Serena, voglio dire. Grazie di questo privilegio che ci è riservato. Serena, intanto ti salutano tanti amici, tante amiche. Che sensazione si prova quest'anno aver smesso così presto di giocare, Serena? Cioè, è un po' atipica, cioè, a parte l'anno in cui sei rimasta incinta, hai sempre giocato tu a pallone. Ma lì ho fatto solo la preparazione, quindi il più corto di così. Beh, è fatto stranissimo, molto strano. Poi i punti in bianco così, sai, se non giochi, sai, non sai niente. È molto tosto, però ovviamente se non pensi alla pallavolo ci sta. Quindi è un momento così, di stand-by, di pausa, molto, molto zen, penso, per tutti. Bello, un periodo molto zen, mi piace molto. Tra l'altro è incredibile, sta studiando come una matta.
Brava, brava Serena. Tra l'altro io ricordo, Serena, ricordo che quando eri incinta proprio ci siamo visti spesso al Fantini, perché... È impossibile non vedere con quella pancia. Avevi un bel pancino, cioè eri rimasta magrissima, eri tutta pancia, però, dire. E dire che Gaia quando è nata, cioè, c'era, perciò voglio dire, mascheravi. Voi come state psicologicamente? Io sento un senso di responsabilità, nel senso, quello stati a casa per me è veramente riduttivo, cioè pensare che sono persone che ci stanno aiutando a uscire da questo momento, penso che vadano premiate e il miglior modo è occupare nel miglior modo possibile il tempo che hai da spendere a casa. E io sto facendo un sacco di cose, ad esempio. Anch'io. Io sto vivendo questa quarantena da atleta, mi sto allenando come un matto. Molto più di me. Sì. Adesso sono io quando lui lavora. Perché ho pensato, ma io che parlo sempre agli atleti di come l'atleta deve essere, ma io l'atleta non l'ho mai fatto. Allora mi sento, prendiamo questo periodo per capire i sacrifici che fa un atleta. Quindi mangio nel modo corretto, mi alleno più che posso, e lei mi aiuta in questo. E in più Faccio la studio. versione sua invece, E lei studia. l'allenatore, no? Che studia e mangia sempre senza problemi, no? Ci Non sta. abbiamo proprio tutte le parti. Ma Sì, tu sei fortunata, Serena, che sei magrissima, perciò in un nanosecondo vai in forma. Hai una medaglia con te, Serena? Ce l'avevi lì nella tua camera, una bella medaglietta? perché abbiamo fatto un po' di traslochi vari e abbiamo lasciato un po' a monta, un po' in giro. Ora, per farvi capire, però, io ho guardato un pochettino il tuo palmarès, perché cioè, Serena qualcosa ha vinto anche Davide, poi ovviamente facciamo un piccolo ripasso. Però allora, Serena, con i club 4 scudetti, allora, 4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe, 3 Champions League e una Challenge Cup. Beh, insomma, qualcosa col club hai vinto. Con la nazionale, l'argento al mondiale l'anno scorso, non mi ricordo chi era l'allenatore, non me lo ricordo, e Quando poi non vinse con l'europeo. lui. Ah, Europeo, 2 ori 2007-2009, che sono stati anni veramente magici perché hai vinto anche l'oro, la Coppa del Mondo nel 2007, la Grand Champions Cup nel 2009. Insomma, Serena, hai vinto con la nazionale, con i club, hai vinto tanto. ho 33 anni, dai. Un po' di Beh, non è perché cioè, non va in automatico con l'età il fatto di vincere. Beh, dai. Sì, brava, brava. Ragazzi, cosa c'è qua dietro? Guardate cosa ho messo dietro. Cosa è quella lì? La maglietta della... Oh, della mia nazionale. A vederla cosa provi? A vederla cosa provi? Fa strano perché pensare di fare un altro anno senza allenare è tosto. Per me, perché di solito aspetto aprile come un bambino aspetta Natale, e quest'anno non arriva, e quindi sono diciamo occupato adesso da altre cose, però questa cosa di non allenare un altro anno è una cosa che un po' mi fa pensare. Ma per quello che adesso fa fisica, per distrarsi dalla testa, perché Davide, ti dico il girone dell'Olimpia, tanto lo conosci, però lo diciamo agli amici che ci stanno seguendo da casa. Allora, girone A, Brasile, Corea, Giappone, Kenya, Repubblica Dominicana e Perù. Porto Rico, l'ultima squadra. Girone B, Turchia, che è il tuo. E Turchia, Argentina, Cina, campione d'Olimpia, Russia, Stati Uniti e Italia. Tosto il vostro, eh? In discesa. Però guarda il bicchiere mezzo pieno, cioè, visto il girone dall'altra parte, nei quarti, che per gli azzurri sarà difficile, per te potrebbe essere non proibitivo. Ma non è chi incontrerai, ma secondo me come le incontri le squadre al quarto di finale, perché secondo me se con un girone così arrivi bello carico ai quarti di finale. Invece quando hai quel girone che magari non ti aiuta mai a prendere il ritmo e arrivi al quarto di finale dove ti giochi tutto e non hai mai giocato partite toste, può essere pericoloso. Invece preferisco magari giocarmela a mille nel girone, prendere ritmo e poi arrivare al quarto bello, bello carico.
Organizziamo una full immersion estiva di allenamenti a Cervia per il coach Alfantini. Serena ha detto di sì, così. Così. Poi adesso ha fatto anche la CrossFit, il castello CrossFit lì. No. Vabbè, ce esageri un po'. Stai esagerando, Serena, stai esagerando. Ragazzi, aiutateci a capire. State sempre insieme, a casa, in palestra, in ritiro, in allenamento, in partita. Cioè, come fate ad andare a avere ancora la voglia di sorridere uno all'altro, come vi vedo? C'è complicità. No. Sì. Poi ci dividiamo, secondo me, le cose. Sì. Siete forti. Davide... tra noi due. A chi è più scemo? Allora sai, passa meglio. Davide, ho ricordato il palmarès di Serena. Tu hai vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse. Una bella impresa. Bergamo, Casalmaggiore e Conegliano. Perché sei l'Ortolani. Perché sei l'Ortolani. Perché... Ah, bravo, bravo Davide, hai studiato perché c'era l'Ortolani, è vero, c'era sempre l'Ortolani. Ti manca l'attività di club, Davide? Ma mi manca allenare. Ti manca l'attività di club perché è completamente diverso il lavoro nel club rispetto a quello della nazionale. Ma mi manca allenare perché alla fine sto sempre a pensare alla pallavolo e non ho mai il modo poi di riversarla in palestra. Quindi questa cosa qui mi manca. Sicuramente non è che mi manca il club, mi manca proprio stare in palestra ad allenare quotidianamente, quello sì. Però dall'altra parte dico, se avessi un club non avrei tutto il tempo che ho per studiare, approfondire le cose come sto facendo. E stiamo facendo un gran lavoro questo. Serena, ti devo fare una domanda perché uno ti chiede se vai quest'anno a giocare a Imola in Biure. Dove vai quest'anno a giocare? Lo sai già? No, non so ancora, no. Come dicevo Non prima, sono ancora. in adesso vediamo, sto guardando, però devo ancora decidere. Giochiamo a Bitta Alfantini, penso giocheremo adesso ritorno alla pallavolo Giocate giocata a? a Bitta Alfantini, giochiamo la pallavolo Bravo, giocata. bravo. Siete una coppia bellissima, devo dire che insomma, vedete voi. Serena, questa la dico? La dico? Allora la dico. Londra 2012. Finisce la partita, io vado a prendere la metropolitana insieme a Maurizio Cacciatori. E a un certo punto ci becchiamo là in un angolo, Serena Ortolani. Nessuno sapeva niente del fatto che stesse con Davide. E vabbè, ciao Serena, ma dico, ma che strano. Poi con la Mau dopo in metropolitana, dico, ma che strano, c'è l'Ortolani qui? C'era stata anche polemica perché eri stata l'ultima esclusa nazionale. Ma come mai hai voluto vedere le partite qui? Ma pensa te che sta... Dopo A l'abbiamo capito! l'onda diretta. Ciao ragazzi, ciao Sere, un bacione grande, ciao Davide!